Ciao a tutti, questo mese sono per fortuna in anticipo, quindi siamo appena al 3 di settembre e ho già preparato il kit. E ho qui la mia ricetta per il kit, per non perdermi, e comincio già a mostrarvelo. La mood board per questo kit è veramente tanto bella e quindi faccio i complimenti a Giorgia e Angela per averla scelta perché è veramente bellissima. E comincio a mostrarvi tutte le carte, 12x12 innanzitutto, che ho scelto. Allora, ho scelto questa innanzitutto della collezione Life in Color di Bobanni per l'arancione e per questi spruzzi, diciamo così, per questa presenza di un po' di turchese su questi angoli. Dall'altra parte ero un po' indecisa se utilizzarlo o no, però alla fine ho scelto di utilizzarla perché comunque appunto un po' di turchese, verde acqua c'è anche qui. C'è comunque sempre l'arancione e c'è parecchio grigio. E il grigio appunto è uno degli elementi che mi è piaciuto tantissimo in questa mood board e quindi ho scelto insomma di tenere di considerare ecco, anche questa parte del foglio come positiva per questa mood board. Poi un altro foglio sempre di Bobanni, però della collezione Fate, è questo. In questo colore appunto ciclamino che va dal più scuro in un angolo fino a diradarsi nell'angolo opposto. Sono un po' indecisa sul retro, che comunque avrebbe i colori abbastanza adatti in ogni caso. Non so quale, se utilizzerò solo questa parte o anche quella sul retro, vedrò poi in corso d'opera. Poi utilizzerò la parte frontale di questo, che fa sempre parte della collezione Fate, dove appunto c'è parecchio fucsia e dell'arancione. E poi ho trovato anche questo, sempre della collezione Fate, dove sia il ciclamino che l'arancione sono presenti, e è un po' per dare un po' di tocco chiaro a tutto il resto del kit, perché ce n'è bisogno. Poi ho questo foglio della Studio Calico, e quello che rimane di questo foglio della Eco Park con il foil dorato, sempre col verde acqua, insomma, di sfondo. Poi, già che ci siamo, vi mostro anche due fogli grandi Basil. Ho scelto appunto un Tiffany e un grigio scuro. Per quanto riguarda i 6x6, di solito il 6x6 faccio un po' fatica a scegliere, invece questa volta non ho avuto molta difficoltà. Questo è della collezione, non mi ricordo di che collezione è, ma è della Graphic 45. Poi ho scelto questo con i sassi, tra virgolette, un sentiero ciottolato, sperando di trovare qualcosa con i sassi, visto che nella mood board c'erano proprio i ciottolini. Però non l'ho mica trovato e quindi mi accontento di questo qui di Bobanni e di una vecchia collezione che mi piaceva molto oltretutto. Poi ho questi fogli che mi piacciono veramente tanto. Allora, nella mood board erano presenti delle frecce e quindi ho scelto questo foglio con delle frecce nere, grigie e dorate. Ed è un foglio, e utilizzerò solo la parte frontale, è un foglio della Simple Story di una vecchissima collezione dedicata ai matrimoni e agli sposi. Poi ho quest'altro foglio, sempre col foil e con tutte queste frecce che vanno a concentrarsi su un punto. E questo foglio è della My Mind's Eye, anche questo di una collezione del 2015. E infine ho scelto questi due fogli, che fanno entrambi parte di una collezione della Pink Fresh Studio. Questo qui mi piace da impazzire e lo trovo veramente perfetto per questo kit. Il retro no, il retro non lo utilizzerò. Mentre invece questo mi piace sia da una parte che dall'altra. E
quindi queste sono le carte che ho scelto. Poi proseguiamo con la ricetta. Allora, tutto quello che riguarda la carta ve l'ho mostrato. Per gli stickers ho scelto un attimo che lo trovo. Ho scelto questo piccolo kit dello Studio Calico, dove ci sono questi due fogliettini di stickers con dei sentiment, sempre in un fucsia scuro. Poi l'alfabeto, sempre da Studio Calico, ho scelto questo, che è metallizzato, è un oro molto arranciato, diciamo così, e quindi non so quanto mai altro lo userò questo alfabeto, quindi penso che sia giusto usarlo questa volta. Poi vediamo un po' l'alfabeto. Per i fili invece del twine o dei nastri, stavolta ho scelto il filo da ricamo. Sono ancora indecisa, non lo so se utilizzerò questo giallo scuro arranciato o il fucsia, immagino comunque il fucsia. Non potevo sbobinarli perché altrimenti è un macello. Poi un washi tape, e ho scelto questo qui verde acqua con le righe verticali in oro. E un set di timbri, stavolta ho fatto fatica a sceglierli perché ero indecisa tra due, ma alla fine sono andata sul sicuro con Timolz. Volevo delle cose che mi dessero dei sentiment, volevo dei numeri e ce li ho, e volevo anche qualcosa che potesse fare da timbrate malfatte di sfondo, ho scelto questo anche perché c'è il carattere tipografico da macchina da scrivere, che ricorre poi anche in questo foglio. Poi non so se tutte queste cose andranno a concatenarsi assieme, vedrò in corso d'opera, perché penso delle cose dopo magari ne faccio tutt'altre. Poi i tre embellishment. Allora ho fatto questa selezione di fiorellini di rose con i colori comunque appunto caratteristici di questo mese. Poi ho scelto questi. Ho notato che non c'era nulla riguardo alle casette nel mio kit, effettivamente non ho praticamente nulla che concerne le case nelle mie cose scrap, eccetto appunto questo kit di tagli laser di scrapbooking facile, con casa dolce casa, appunto in varie dimensioni, poi deciderò quale usare delle tre, che così almeno un riferimento alla casa ce l'abbiamo. E poi da Studio Calico ho deciso di prendere queste, mi ispiravano, non c'entrano molto con il kit, ma gli abbellimenti devono essere anche utili, oltre che sono bellissime. In questo periodo ho la fissa dell'acetato e queste appunto sono in acetato, mi ricordano tanto lo stile del caro vecchio Tim, e quindi visto che ho scelto i suoi timbri ho pensato anche che queste potessero andare bene. E per ultimo, come elemento scelta, Jasmine Jones, ho scelto questi perché c'è qualche chipboard che comunque come colori può rientrare appunto nella mood board di questo mese. Ok, quindi questo è il kit che ho preparato, adesso vado un momentino a fare una fotografia e dopo carico tutto. Ok, quindi ho tutto il mese per provare a fare qualcosa di bello. Buon divertimento a tutti quanti e vi saluto. Ciao!